focus di oggi, guardate un po' cosa vi proponiamo, euro dollaro e dollaro yen, in arrivo la grande inversione, questo è un po' il tema che abbiamo condiviso io e Pietro Pacello ieri, in realtà lui ci sta lavorando e quindi abbiamo pensato fosse utile anche proporlo a tutti voi, poi naturalmente per approfondimenti Pietro è assolutamente a disposizione. Allora, a questa domanda come rispondiamo? Chiaramente arriviamoci per gradi attraverso i grafici, attraverso le tue previsioni. Pietro, a te. Allora, il primo grafico che vi sottopongo appunto per valutare il movimento in corso è evidentemente quello in generale della rappresentazione dello stato dell'arte del dollaro. Questo è il grafico del dollar index, che è un sintetico che appunto comprende massivamente o in maggior percentuale le valute primarie contro dollaro, nella fattispecie oltre il 50% è rappresentato da euro dollaro e dollaro yen, ed evidentemente è un grafico che rappresenta in maniera direi abbastanza esplicita lo strapotere del dollaro degli ultimi mesi. Un dollaro che è passato rapidamente da area 90 a area 102-101, è peraltro un dollaro che abbiamo visto sta anche generando un contesto di shopping sull'Europa, perché gli americani con un dollaro così forte evidentemente possono avere un delta, un differenziale di intervento che gli europei oramai si sognano. Ma la matrice principale di questo rafforzamento del dollaro non va vista nell'euro-dollaro, il cui andamento è tutto sommato abbastanza ordinario, quanto nell'esplosione rialzista del cambio dollaro-yen. Qui attenzione, si sta ricreando un tema oramai caduto nel dimenticatoio dopo la crisi Lehman Brothers, perché la crisi Lehman Brothers ha poi portato la dinamica dei tassi sull'area zero un po' in tutte le aree continentali, però attenzione, sta ritornando il carry trade. Lo vado dicendo oramai da diversi giorni, devo dire con un buon anticipo previsionale, allorquando tutti ci stupivamo di questa, vedete, massiva accelerazione di dollaro yen. Ricordo che quando si parla di valute è sempre un incrocio fra due valute, quindi un grafico come questo che sale verso l'alto vuol dire che ci sono grandissimi acquisti di dollari e parimenti grandissime vendite di yen. Quindi lo yen sta svalutando, ma perché succede? Per un motivo squisitamente tecnico grafico? Ok, la grafica e l'analisi tecnica ci permettono di contestualizzare quello che avviene e di prevedere quello che potrebbe succedere, ma certamente non sono la matrice dei movimenti. Questo movimento invece è carry trade, bentornato carry trade potrei dire. In passato era un fenomeno molto noto che poi ha portato anche a problematiche non indifferenti durante la crisi Lehman Brothers. Senza voler peccare di eccessivo tecnicismo, non è null'altro che un'attività di investimento di operatori specializzati che investono vendendo la valuta a tasso zero, quindi si indebitano sul tasso zero e investono su valute che hanno un differenziale di rendimento. In questo momento dovete calcolare che dopo oltre un decennio di tassi zero, quindi non c'era differenziale nelle aree di investimento geografiche, oggi una persona che si indebita in yen a tasso zero può comprare dollari che li remunerano il 2-2,25%, e questo ha creato evidentemente il fenomeno del carry trade, quindi è un movimento decisamente strutturale, non è un movimento di breve termine, è un movimento destinato a persistere, a perdurare, e ha secondo me un target obiettivo, perché è stato davvero ben costruito, qui si vede davvero l'attività delle mani forti sul dollaro yen, dopo una discesa che era in essere dal 98 in poi, il primo breakout rialzista, il pullback dello stesso, la creazione di una classica figura triangolare di continuazione, il breakout di area 110 e l'allungo fino al clamoroso 129 rotti di stanotte, quasi 130. Mi domando, ed è quello il motivo per cui oggi ho voluto concentrare la mia attenzione, se questa struttura che sto disegnando teoricamente possa avere una valenza. Ho semplicemente unito gli ultimi due minimi più importanti di dollaro yen, li ho proiettati verso l'alto, simulando una sorta di canale parallelo, e ho un target obiettivo in zona 130, che neanche a farlo apposta è l'area di prezzi che è stata quasi colpita stamattina, ma comunque anche una soglia, diciamo così, psicologicamente interessante. È l'unico livello che riesco ad intravedere sul dollaro yen, perché diciamoci chiaro, se questo movimento continua, la prossima tappa è abbondantemente in zona 135, dove troviamo un precedente massimo relativo. Sono zone inesplorate graficamente parlando. E ripeto e ribadisco una cosa, state attenti, non è un movimento di trading, non è un movimento speculativo, è un movimento strutturale. Quindi quant'anche il dollaro yen dovesse arrivare in zona 130 e magari trovare un'area di stabilizzazione, questo non vuol dire, a mio parere, che ritorneremo su valori più, come dire, normali. Non ritorneremo facilmente su quei valori di normalizzazione, perché c'è gente che sta costruendo attività poliennale di carry trade e non la smonteranno così facilmente.
Merita attenzione in parallelismo con questa osservazione il grafico dell'euro-dollaro, perché anche qui sappiamo tutti, Lagarde permettendo, stiamo combattendo con un'area supportiva gigantesca, area 1,08, al di là che nelle ultime ore sia stata moderatamente violata, è un'area strutturale di lungo dell'euro-dollaro, sì, il supporto in essere dal 2012 in poi, dal 2017 in poi, ed è altresì evidente anche in questo caso che sotto questo livello non è che c'è lo spazio per una discesa di mezza figura. Sotto questo livello andiamo velocemente quasi in zona 1,06, dopodiché parleremo di area 1,0350, 1,0370 e dopodiché si parlerà di parità. Quindi attenzione, perché il movimento attuale è strutturale nel mercato valutario, non sono le mani deboli che si stanno muovendo, sono quelle forti, e io sono rimasto molto colpito che in una situazione di tensione finanziaria come quella attuale, in piena stagflazione, quindi con una problematica di approvvigionamento energetico palese, soprattutto sull'area Europa, permettiamo alla nostra valuta di svalutarsi ulteriormente, il che ci rende ancora più scoperti sul fronte approvvigionamento. Il petrolio lo compriamo in dollari, al di là da chi lo andiamo a comprare. Sì, certo. Oggi avere una valuta così debole vuol dire comprare il petrolio a un 15-20% di più di quanto lo pagano gli altri, il che elimina completamente i vantaggi teoricamente competitivi di una svalutazione. In passato noi con la lira eravamo dei maestri, svalutavamo la lira per esportare. È vero, la valuta debole ti aiuta ad esportare, ma se dall'altro lato oggi il problema è approvvigionarsi di energia e di materie prime, e queste materie prime le compri in dollari e la tua valuta è debole, le paghi più degli altri. Quindi il vantaggio competitivo che dovrebbe rilanciare l'export lo azzeri, perché le nostre aziende non saranno competitive sul fronte dei prezzi in quanto spenderanno di più per produrre. Ecco, chiaramente. Quindi ho trovato, ho ritenuto assolutamente folle non tanto il contenuto in termini di attività reale da parte della BCE, ma i commenti alla conferenza stampa in cui sul fronte tassi siamo in palese ritardo su tutti, gli americani li stanno alzando anche in maniera abbastanza veloce, e noi siamo veloce, fermi, certo, sono mossi. E noi, beh, siamo lì ancora la banca, al palo, la Bank of England è stata la prima, insomma, quindi noi siamo enormemente in ritardo rispetto, quindi, certo. Stiamo accumulando un ritardo strutturale enorme, e lo pagheremo. La domanda è: cui prodest? Qualche dubbio viene. Grazie Pietro Pacello anche per questa riflessione finale che ci sta e per l'analisi. Naturalmente, insomma, per qualsiasi cosa Pietro è a disposizione, come dicevamo poco fa, e poi questo estratto video sarà pubblicato anche sul nostro canale YouTube, così che potrete rivederlo.